Salve a tutti ragazzi, bentornati su Beyond Gamers dopo quanti mesi di assenza? Un anno. Troppi, perché fra studio, lavoro, cazzi e mazzi, non ce n'era più. Oggi? È successa una cosa incredibile, perché abbiamo fatto una decisione, abbiamo fatto una scelta che non pensavamo mai di fare. Però non vogliamo spoilerarvi, adesso qui c'è un pacco. Però devo cambiare la telecamera, devo stoppare. No. Oh, si taglia. Ciao, io amico, non uscio più. Dice, a proposito, siamo fit col pass. Die, you son of a bitch. E che dopo tanto nominato, dopo averlo tanto nominato, finalmente ci ha gioito. Nel video di Binding of Isaac. Ma è tu quello cancellato o il mio quello vero? Non mi ricordo. Perché l'ho detto io. Prima mi minacci. C'è un paccone che arriva da Product Placement, da Amazon Prime, non è vero, magari ci pagano, però va bene. Quindi è arrivato un paccone. Qualcuno è grosso, da quant'è che stai aspettando di aprirlo, Nicolas? Dalle 6. E sono le? 10 e 10. Che bello orologio che hai. Com'è che... 10 e 10, allora. Ah, pensavo fosse l'altro orologio. Pensavo fosse il cuore. Ma cosa? La croce. 10, beh! 10 e 10. Unboxiamo. Grafici, 10 e 10, faccetta felice. Faccetta buffa. Ho già paura di vedere cosa contiene. Sì? Eh sì. Sì, già cosa contiene tu. Io sì, ma loro non lo sanno. Coloro che guarderanno il video, credo che devi aprire anche sì, qui, sai? No, volevo dire. Ho già paura. Questa è una decisione grave nella nostra vita, perché non pensavamo mai. Sì, quanto hype, però, anche queste tendine ci stanno donando. Per voi, decisione grave, non per me. Tu sei sempre stato un faccia di merda, ma noi, prima volta. Io prenderò a luglio. Perché sono povero. Io sono povero che non ho. C'è un altro involucro che nasconde, attenzione. Beh, io posso anche non inquadrare, così ci sarà la sorpresa, ancora più sorpresa. Ma puoi metterla quella canzone lì. Sei presente? Ho proprio capito. Aspetta, posso fare un'inquadratura fugace e fare. No, potresti mettere quella da unboxing. Hai presente quella che sgustano su FIFA? E lo fanno. Wow. Oh no! La concorrenza è arrivata! Oh no! Togliamo questo scatolone. Aspetta. Nicolas! Come? Dicevamo! Cosa ci ha portato a fare questa scelta di passare alla concorrenza? Beh, piano! Passare alla concorrenza ma mantenere comunque Sony come main. Ah, questo è quello che ci ha permesso di passare alla concorrenza, ovvero lui e lui, basta. Non di sicuro. Lui, che bello loro. Procediamo con l'unboxing? Sì. Praticamente la tipa che mi ha consegnato questo dolcissimo legale DHL. No, TNT, come su te. E c'era il pacotto lì di prima. Ha preso così e ha fatto pum. Perché? Sono un po' caldo io. E questi qua sono gli adesivi del male, capisci? Perché dopo non puoi toglierli, perché sennò esatto. Tolgono via il colore della scatola e perdi di valore. La bianca è la scatola. Come sei tecnico? Come un chirurgo. Sì, sì. È coltello da pizza quello? No. Comprate acciai. Non si vede. Bello dentro! Sì, vero! Meglio di? Sony. Nintendo. Vabbè, non ci voleva tanto. Però Switch si compra a. È spoiler, non si dice. Questo è un adesivo per la macchina? No, questo qua è un libretto. Questo dopo non ci interessa, adesso lo vogliamo vedere la console. Compartimento prima. Sì. Stagno. Lì dentro ci sarà i cavi, immagino. Secondo me non si apre così. Secondo me devi prima estrarre la console. No. L'hai visto no, su YouTube? Sì, su YouTube. Hai già visto gli unboxing? Ho già visto gli unboxing. Allora. Sarà la scatola del vibratore. Cosa mi contiene? Cavo d'alimentazione. PlayStation? Finalmente. PlayStation? Sono informati allo standard. Sì, appunto, prima ma la cavo al barilotto, prima sono adesso. Ma era cavo proprietario. Cavo HDMI questo, finalmente questo incluso. Questo mi hanno detto, cavo HDMI super perché 4K dice. Quindi si mette su PlayStation 4 Pro. Per risparmiare. Pad, finalmente si prova un pad nuovo dopo 20 anni di Sony. Ho già sentito nelle mie mani qualcosa che non mi aggrada. Cosa hai sentito? Bravo. Sono domani eravamo ancora qui. Vuoi sentire cosa non mi aggrada di questo pad? Mettimelo in mano. Oh!
Vabbè, sono due Duracell però, di che cazzo ti lamenti? Oh. Mario non le piglia dei cinesi. Oh. Che sensazione ti dà la concorrenza? Fammi vedere la tua faccia. Un uomo felice. Io sì, sono felicissimo. Voglio sentire un po' a casa. Il passo vuole sentire già se si trova il suo feeling. Carina, Passa, che voto gli dai tu che sei un boxaro convinto? È tipo praticamente uguale, identico a quella della 360, però dai, ci sta. E perché eri passato a Sony? Perché Sony ha Bloodborne. Giusto. Però mese prossimo si torna su Xbox per giocare con noi a... Skatebound. Le aspettative infrante, attenzione. No. Ma il pass sa perché Scalebound non è uscito? Sì, bella la croce direzionale, molto meglio di quella. Sì, non a parte quello. Di quella 360 sicuro. Cancellato. No, non mi sono più. L'hanno cancellato perché c'era troppo hype intorno al gioco. Bella la Microsoft. Ti leva la tua console. Outron Evilcon. C'è un codice qui? Facciamolo vedere. Gold free. Gold free, ottieni la versione di prova due settimane. Lo tieni attivo, lo tieni per quando la compro anch'io, così andiamo online insieme. Ma Nicolas, prima di proseguire con l'unboxing, cos'è che ci ha veramente convinto a comprare? Allora, la conferenza Microsoft alle 3, prima di tutto. Per cosa ci ha presentato? Cosa ci ha ripresentato? Ci ha ripresentato Sea of Thieves. Cazzo, quello deve essere bello. Sembra. A me sembra una Madonna. Di grafica no, ma da giocare insieme deve essere una figata. Un po' divertente da giocare insieme. Esatto. Uno. Poi la retrocompatibilità con tutte le vecchie Xbox. Alcuni titoli Xbox 360. 350 in lista ce ne sono, i più famosi ci sono tutti. Ma la lista è in continuo aggiornamento. Vabbè, quindi io voglio anche l'1 comunque. Cioè il 2, scusa. Ma non serve, ma c'è la Master Chief Collection. Vabbè, comunque sia. La retrocompatibilità con tutte le Xbox, quindi avendo soprattutto Xbox, con quella vecchia, esatto. Esatto, quindi avendo un Xbox lei tutte, cosa che esatto. Sony non fa. Se avrebbe fatto questa qua non sarebbe stata in casa mia. No, sarebbe stato sì. Comunque perché per gli Halo e Gears. Sì, però c'è una cosa da dire, che noi avremmo voluto comprare Scorpio. No, avremmo voluto comprarla prima di sentire il prezzo, prima di sentire che effettivamente è un Xbox One S come la PlayStation 4 Pro. Esatto. Tu puoi avere la PS4 e la Pro e non ti cambia la vita. Idem con la S, la Scorpio. Spero. Sì. Tanto quanto l'hai pagata questa? Non si dice. Sì. 200. Ecco. Io col culo che ho la comprerò a 250 perché sono più bello. Con ovviamente. Gears 4. Con Gears 4 siamo pronti. Sono pronti. Sono molto più compatti che quelli della... Sì, non serve. Cazzo, che duri che sono. Odore di plastica nuova comunque. Ti dico, c'è solo una cosa di questo design che proprio non mi piace, della Slim. Il nero. No, sta presa qua, l'aria. Sì, ma la vedi solo da sopra. Beh, dai, la guardo, mica la guardo da sotto. Mi vedo molto distratto. Bravo, cazzo, che taglio preciso, quasi... Chirurgico, come dicono. Quasi questa. Come me, che risposta è? Le pere, Nicolas. Non serve, tirala. Esce, si rompe mille pezzi, come un Lego. Vedi che è un mattoncino gigante. Di Minecraft? Io ti prego di togliere... La prima cosa di fare è togliere quell'adesivo. Mi dà proprio fastidio. Ti prego, fallo in diretta. No, no, non serve, in diretta. Andiamo. In diretta, voglio sentire proprio il rumore della... Che grigio. Che metto a fuoco, forse vai. Più duro del previsto. Non capisco se è suspense o è duro. Ah, cazzo, ogni volta che vedo sto cazzo di adesivo in tutti i video di chi ha l'Xbox mi viene da piangere. Ti immagini se questa era la garanzia? Mi piaceva lì. Ciao. No, no. Vorrei notare, ho appena notato un particolare. Cioè? Xbox. E non è One S né Xbox. Mi piace che non ci sia scritto S, bello, X. Adesso sai cosa facciamo? Stoppiamo e installiamo. Va bene, passe. Siamo già su HDMI. No, è quella diversa. Questa qua è quella di... Come si chiama? Non è casa mia, non sono esperto. Prima volta che... Passa, cosa mi stai sfuggendo? Dai. Sempre un cambio. Sei pronto? Sono già pronto a sentire per la prima volta il ticchettio. Ah, devo prendere. Come? Come, scusa? Più bello questo di PlayStation. Dov'è? Ho paura. Ah, ci plagiamo l'intro. Ecco. Stavamo quasi per brasare l'intro comunque. Quasi,
Com'è che era? Benvenuti nella Next Gen, aspettate. Beh, è stato un unboxing molto più sgaggio rispetto a quello molto più di Farenz. Dobbiamo avvicinarci, è troppo verde. Mi sento un vero rappresentante di Phil Spencer stasera. Vorrei giocare? Dopo due anni comunque. L'evento, l'Italia. E che grotta esplosa. Cazzo, mi insegna. Nero mio, è bianco mio però, È bello o nero? Cazzo, la compro nera, io so la trovo. No. Vale che bello che è nero. Verde militare devi prenderlo. Schifo. Cazzo, no. Più fastidioso, no? Cosa sta succedendo? Ah! Che nostro X! Io metterei in francese. Metti in portoghese adesso. Qual è la tua cosa? Ah, devi aggiornarla adesso. Eccola qua. Beh, direi che posso fermarmi intanto finché aggiorni. Esatto. Quindi mi saluti? Cos'è quel rivolo di sudore? È l'hype. E allora, sono passate quasi due ore dalla prima accensione. Abbiamo aggiornato, abbiamo creato l'avatar, il gamertag. Nicolas, come ti è sembrata questa esperienza? Due ore! Ora capisco perché sono stato 20 anni Sony. Ora capisco perché ho sempre usato Sony, esatto. 20 anni e non riesce a creare la mail. E si blocca la console ogni volta che provi a crearla. E l'account decide un nome tutto suo. Com'è che ti chiamavi? Costanzo, e tu com'è che ti chiamavi una volta? Era Mini School e Salve 2. Cioè, vabbè. E salvi l'avatar, ma non lo vedi, com'era all'inizio col cappello. Allora, devi rifarlo. C'è scritto il soprannome all'inizio. Sì, il soprannome in realtà era il nome tradotto male dall'inglese, che è surname. Allora, io direi che possiamo chiuderla qui, perché volevamo provare qualche gioco, ma ormai si è fatto tardi e non si fa ora, quindi è una cosa che rimandiamo al domani, che domani sarà un giorno migliore, vedrai. Per Sony, si torna a Sony domani. Si chiama Amazon e non sono soddisfatto del mio acquisto. E quindi finiamo qui, perché non c'è più niente da mostrare, se non che è stato un acquisto bello per i suoi presupposti, per il design. Però l'installazione è stata qualcosa di devastante, io non ho mai visto una roba del genere, perché PlayStation 4 in un quarto d'ora stavo già giocando Watch Dogs, io, un gioco di merda, ma stavo già giocando però. Perché fai mansplaining? Che stai indicando? Da Fencer su moda, tutto. Da bicio e sentiamo anche la fotocamera interna e quella esterna. Vi salutiamo, io comprerò Xbox con tante remore il mese prossimo, ho già paura. E quindi adesso... Si prova. Devo montare il video, non c'ho voglia. Perché fa caldo. Si gioca adesso. Alla prossima, mi dici? X.